Ok, allora stiamo imboccando adesso la strada della playa di Catania. Perfetto. Il lungomare, diciamo. Lungomare. Il pezzo. Lì di playa. Lì di playa. Sì. Allora, stavo dicendo. Sì, tu eri tempo fa eri iscritto, diciamo, come attore, come professione attore, no? Dicevi. Sì, io sono attore, diciamo, ho fatto l'attore da quando ero piccolo. Dimmi. Facevo le recite, gli spettacoli. A 12 anni lavoravo per una televisione privata, allora mi ricordo. Addirittura. Abbiamo fatto delle lezioni, ci furono le lezioni, mi ricordo, quando c'era lo sfoglio delle elettorale, che abbiamo seguito tutto lo sfoglio in diretta, io dalla dove c'erano, come dire, dalla scuola dove erano state si facevano lo sfoglio, era in collegamento con lo studio e seguivo tutta la cosa. Allora mi ricordo, intervistavo i candidati durante il periodo elettorale, sì, seguivo tutta la iniziai così allora questa collaborazione con questa televisione. Non mi ricordo cosa fare, se avevo fatto qualcos'altro. Hai continuato più grande o no? Hai continuato? Poi ho continuato, mi hanno dato uno spazio in una radio con un amico mio, abbiamo fatto una trasmissione con questa radio, con questo amico facevo la trasmissione radiofonica e poi andavo facendo anche le trasmissioni televisive, facevo tipo la stessa tipo di cosa con la televisione e con la radio. Sì. Facevo le interviste in giro sia televisive che radiofoniche. Radiofoniche le ho fatte pure ai personaggi del cinema. Allora non mi ricordo perché le ho fatte solo radiofoniche, non ho fatto il video. Quelli video. Sì, intervistavo personaggi famosi, ancora sono famosi, non li vorrei mancano niente. Allora Guglielmo. Infatti Guglielmo si ricordava di me come giornalista quando abbiamo fatto lo spettacolo Le città del mondo. Lei mi fa, ma non eri giornalista? E allora poi io ho detto no, ma avevo fatto la scuola di teatro, lei non sapeva che avevo fatto la scuola di recitazione. Siamo trovati in compagnia, mi conosceva da quell'intervista che avevo fatto. Allora avevo raccontato che appena ho fatto 18 anni, un amico mio dice che andiamo a fare la scuola di recitazione. E l'hai fatta? Teatro, c'è un Edrovini, c'è proprio questa esperienza anche del teatro. Perché anche quando si parlava, certe volte dicevo che mi sembravano più bravi gli attori di teatro, e allora forse per farmi passare qualche insicurezza, dicevo che è un problema, e così mi hanno fatto diventare attore di teatro, da cine radiofonico, televisivo, teatrale. Bene, bene. E allora, dopo tutte queste collaborazioni, poi facevo delle serate, diciamo, prima della scuola di teatro, facevo degli spettacoli, diciamo che erano buone, solo però che quando pare non è andata. La scuola dava la certificazione, sembrava tipo dice una cosa più seria con la scuola di teatro, cioè teatro, certo, stabile, teatro. Poi lo spettacolo all'aperto comunque l'avevo fatto, sì, serate molto all'ingrande, però con personaggi televisivi staccati dal teatro, serate alta moda, e alcuni le considerano ancora più in alto del teatro, diciamo, questo tipo di serate. C'era questo presentatore, si chiama Graziano Luca, c'erano i stilisti, i cantanti di Sanremo, mi ricordo c'era Rosanna Fratello una volta, una serata che mi facevano fare, e la stessa serata c'era lei che faceva la canzone, io che facevo un pezzo là, no? Ricordo che pezzo era, gli preparavo pezzi di monologhi e me li faceva fare in queste serate che erano più a livelli più popolari, diciamo. Sì, certo. Però anche gli spettacoli, ho fatto spettacoli con personaggi internazionali. Ho iniziato tipo dopo il primo spettacolo, dopo la scuola di recitazione, quando ho fatto la scuola di recitazione ho mollato tutti quanti.
le televisioni, le cose, perché mi dovevo concentrare in questa cosa della scuola di recitazione e per un periodo ho fatto solo scuola di recitazione. Poi mi proposero questo spettacolo con Judith Malina al Teatro Greco di Taormina. Ci aveva detto che devo fare e l'ho fatto, era il secondo anno di scuola di recitazione. No, il primo, la fine, era la fine del primo anno di scuola di recitazione, quindi il primo anno c'era. I costumi, le scene le faceva Giuseppe Adolfo, allora mi ha detto lui questo spettacolo. Sto sì. Fatto a dormire, il primo si è dato con la scuola. Poi feci tutta una serie alla Villa Bellini con spettacoli shakespeariani, Pinocchio. E tu facevi delle parti, no? Delle parti? Sì, delle parti, sì, c'erano questi attori anziani per farmi conoscere tutti questi attori anziani che a una certa età stavano invecchiando, qualcuno è morto, qualche attore dialettale, però ancora molti sono vivi. Sì, e col teatro mi hanno fatto conoscere tutti questi attori vecchi, diciamo, anche se però soffrivo molto, lo facevo solo per i soldi, mi piaceva di più lo sfogo che mi dava fare quelle serate, fare sì. Lavorare per quella televisione, che ero io, cioè a me non mi interessava di finire lo spettacolo col personaggio, anche se era un personaggio che stimavo, dico vabbè, me lo vedo lo spettacolo, lo vivo, però poi mettermi là a fare la petticina mi facevano soffrire effettivamente. Mi ricordo Flavio Bucci, l'unico di nome che serve Flavio Bucci, allora magari soffrì un po' di meno perché avevo già un'attenzione, mi attenzionarono un pochettino di più in quello spettacolo, sì. A Gerusalemme liberata. Ah. Allora lo portammo a Firenze, ci fecemmo la versione a lettura della Gerusalemme liberata. Sì. Bene. Poi mi ricordo quando ho fatto la comparsa per Malena, un contornatore. Ah. E nelle città del mondo, la prima versione delle città del mondo, c'era Tiziana Lodato che aveva fatto da poco il film con il tornatore, quello là, come si chiama? L'uomo delle stelle. Sì. E poi facevo questo spettacolo, mentre facevo questo spettacolo c'eravano Malena e abbiamo avuto due settimane di pausa dalle prove, poi ci sarebbero state le repliche e me ne andai a Siracusa a fare queste comparsate fece un paio di giornate e ho fatto pure il servizio, allora il costumista c'era, mi pare che era Millenotti. Il costumista molto importante, quello che ha fatto i costumi a Parenti Serpenti, tutti questi film qua, molto belli, primo Capodanno. E allora mi fece dare degli elementi, un costume proprio quanto, questo tipo di risposto, dice non si poteva fare. Lo portai a Catania, siccome l'indomani poi dovevo tornare per fare l'altra comparsata. E insomma fatto il servizio fotografico. Fotografo del teatro Sinopoli, che l'ho messo ora su Facebook con queste foto e mi sono fatto le foto con questi costumi di Malena con la coppola periodo, sì. Bello. E ce n'è qualcun'altra che l'aveva fatta mia cugina mentre eravamo là nelle pause, però non lo so dove sono queste foto, non me le ha date. C'era pure mio cugino che faceva la comparsata là e c'erano queste attese tra una Chuck e un altro che nelle cose si richiamavano Chuck e ci facevano le foto, allora non avevo io ancora il telefonino, qui potevamo fare anche video, qualcuno faceva anche video. Certo. E chi lo sa, e questo un po' di cose di sintesi. Questo in sintesi è la tua esperienza teatrale. Sì, diciamo qualcosa, sì, qualche ricordo. E ora cioè quale esperienza da costumista quando c'è stata Roberta Torre, invece che non alle due, facevo con Giuseppe, abbiamo fatto i costumi, allora sono
bella. Bella. Sì. Ma e vabbè, diciamo questo. Questa è la tua esperienza. Sì. Chiudiamo? Chiudiamo.